convegno dando la parola all'avvocato Francesco Treveschi del Foro di Brescia come ultimo intervento. E all'avvocato Treveschi abbiamo affidato un compito sicuramente non facile in una situazione come quella di oggi, in cui non c'è un clima favorevole per dare la possibilità alla magistratura di seguire la legge, dico così per essere molto sintetico. E noi conosciamo l'avvocato Treveschi perché ci rivolgiamo spesso a lui per i problemi che riguardano, ne accennava prima il sindaco, la disabilità e la cronicità e non autosufficienza. E su questo abbiamo raccolto molte sentenze positive, però sentenze che poi non riescono a tradursi in deliberazioni che vanno nella direzione che già la legge specifica. Ora, anche qui ci troviamo, come è stato detto in tutto l'arco di questa giornata, di fronte ad alcune delibere, in tutto 250 pagine, che dicono delle cose che non riteniamo che siano conformi alla legge, ed è per questo che ci siamo rivolti ad un avvocato. Non è successo così solo a noi, ma ad altri sindacati che medici che appunto hanno fatto la stessa nostra rilevazione. Per cui il compito dell'avvocato Treveschi non è facile, e credo che vada sostenuto con la mobilitazione, non l'avvocato ma l'idea che portiamo avanti. E per chi non avesse niente da fare, il 28 di novembre ci sarà davanti al TAR di Milano la udienza su questo tema. Prego. Mi spaventano un po' queste tue idee di mobilitazione. In realtà probabilmente il 28 slitterà, nel senso che slitterà, per carità io non posso prevedere, ma immagino che slitterà a data fissa, nel senso che comunque essendo fissata già l'udienza, ma la difficoltà è che occorrerà impugnare le delibere che via via escono, e poi non sono i tempi tecnici per una discussione. Teniamo conto che siamo arrivati, tra virgolette, già all'udienza di merito su un'indicazione specifica del Consiglio di Stato, cioè piccolo anticipo processuale, non è tirato fuori, so di dirlo dopo, lo dico adesso. Questi ricorsi appunto sono 5, oltre alla medicina democratica è stato fatto da vari sindacati di medici, chiaramente con punti di vista in parte simili, in parte diversi, nel senso che i sindacati dei medici tutelano giustamente il ruolo del medico in medicina generale, medicina democratica anche l'interesse, oltre a quello dei medici, anche più generale proprio del diritto alla salute, e quindi anche altri profili che vedremo. Tutte le associazioni, tutti i ricorsi hanno chiesto al Tribunale di sospendere i provvedimenti per evitare che questa riforma andasse avanti, quindi ci fosse una decisione immediata. In realtà il TAR non ha ritenuto di sospendere, non perché non avesse o non avesse valutato i profili di fondatezza del ricorso, ma perché non riteneva che ci potesse essere ancora un danno grave irreparabile, quindi non c'è stata ancora una vera e propria valutazione, così come tutte queste sospensive non concesse sono state, tranne la nostra, appellate in Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha accolto questi ricorsi, anche lì senza entrare nel merito, ma semplicemente dicendo occorre una decisione in tempi rapidi, perché valutiamo che è una questione importante e molto significativa, sulla quale è importante in un senso o nell'altro, chiaramente pensare al Tribunale a valutare chi ha ragione e chi ha torto,
però è importante avere una risposta prima possibile, quindi il 28 probabilmente non ci sarà, ma nei primi mesi dell'anno prossimo sì. A seguito dell'udienza poi, tra l'altro, il giudice ha un po' di tempo poi per scrivere la sentenza, il risultato non è che si sappia immediatamente. Io volevo partire da quello che ho sentito dire a Vittorio prima, dove ci indicava la strada verso la quale siamo indirizzati, dicendo però occorrerà alla Regione, per portare fino in fondo il suo disegno, un riassetto istituzionale sulla base del referendum sull'autonomia, così come ha fatto il Veneto e così come senza il referendum sta facendo l'Emilia Romagna. Su quello purtroppo mi vedo a dissentire, perché effettivamente è corretto, nel senso che dovrebbe aspettare questo riassetto istituzionale, ma purtroppo la Regione Lombardia già da tempo si è presa questi spazi di autonomia e quindi va avanti sulla sua strada, anche se e anche in spazi che forse non avrebbe. Dobbiamo fare un passo indietro alla riforma del titolo V della Costituzione del 2001, che ha voluto creare in uno Stato che federale non era, una imitazione un po' forzata di uno Stato federale, cioè concedendo da una parte ampia autonomia alle regioni, dall'altro però avendo paura e mettendo determinati paletti, e mi spiace che non ci sia stato stamattina il professor Onida, che ha dovuto gestire la coproduzionale, tra l'altro anche in quegli anni, perché oggi davanti alla Corte Costituzionale più della metà dei ricorsi valutano se lo Stato o la Regione ha invaso il campo dell'altro, tanto quelle regole sono confuse. In materia di tutela della salute parliamo di competenza concorrente, cioè lo Stato dovrebbe fissare i principi e la Regione all'interno di quei principi ha autonomia legislativa. Dov'è il confine tra principio e non principio? Solo su quello è abbastanza difficile, come vi farò vedere adesso da un paio di esempi. Di più, lo Stato ha tenuto per sé la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Quel minimo di diritto alla salute che dovrebbe essere garantito a tutti quanti, a Milano, a Bologna, a Palermo. Questo, tra l'altro, dal punto di vista della sanità, mentre per l'assistenza non sono ancora stati definiti, i livelli essenziali sanitari sono stati definiti con tutta una procedura particolare, sono stati finanziati e quindi dovrebbero essere garantiti. Cioè, è qualcosa che è pacifica sulla carta che deve essere rispettata. Regione Lombardia non li sta rispettando in maniera assolutamente sistematica. Il sindaco un minuto fa ha detto la cronicità è un problema straordinario che lo tocca profondamente. Si lo tocca così profondamente perché in realtà il tema della cronicità è anche il tema del confine tra salute e assistenza. È tema del confine tra competenza del servizio sanitario e competenza del comune
è un tema così straordinario in Lombardia che appunto quei livelli essenziali di assistenza sanitaria definiti in maniera assolutamente chiara in Lombardia non sono rispettati, e proprio quest'anno, per dire, con riferimento a una cittadina milanese, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che una persona anziana in coma, anche se è in RSA, dovrebbe essere interamente a carico della sanità. Così non è, perché in RSA prende 49 euro al giorno dalla sanità e il resto è sull'assistenza. Sempre quest'anno, sempre il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il 70% dei servizi per disabili gravi dovrebbe essere a carico della sanità. E così non è. Una comunità sociosanitaria per disabili prende tra gli 11 e i 20 euro al giorno. E dovrebbe essere il 70%. È evidente che a Milano a una cifra di questo genere non trovate neanche una pensione per cani. Quindi da quel punto di vista lì, quello che ha prefigurato Vittorio purtroppo è molto più vicino di quello che si pensi, perché proprio già siamo lì e già la regione va avanti per la sua strada. E alla radice anche di queste delibere c'è proprio una legge regionale molto significativa, che è stata la riforma del 2015, la legge regionale 23-2015. Anche a livello terminologico, il servizio sanitario in Lombardia oggi si chiama servizio sanitario lombardo. Non è più servizio sanitario nazionale, non è più nemmeno servizio sanitario regionale. Cioè, chiamarlo servizio sanitario regionale vuol dire che è allo stesso livello di quello del Veneto o di quello del Piemonte o di quello dell'Emilia. Chiamarlo servizio sanitario lombardo, SSL, vuol dire che questo a casa nostra facciamo tutto noi ormai al di fuori di ogni regola. Per darvi un'idea, è anche qui mi è piaciuto questa mattina che si è fatto vedere il discorso su come le risorse vengono poi risparmiate dal pubblico e dirottate comunque sul privato, sul cittadino, col discorso liste d'attesa, eccetera. Quella legge regionale 23-2015, per dire, è già intervenuta su un altro elemento centrale del servizio sanitario nazionale, in particolare uno dei principi cardine della riforma sanitaria TER, che già aveva molto, era già andata in direzione di una privatizzazione significativa, e sul modulo per cui il privato accreditato, se ne è parlato giusto prima, per agire in nome per conto, per erogare in nome per conto del servizio sanitario, deve seguire un modulo che prevede autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione. Solo quando c'è il contratto, allora ci sono anche i soldi pubblici che tu puoi percepire. Nel modello della norma statale abbiamo autorizzazione per la valutazione dei requisiti minimi, abbiamo nella fase dell'accreditamento già anche una valutazione rispetto alle risorse, e quindi la contrattualizzazione diventa assolutamente automatica. Si tratta semplicemente di stabilire con un contratto quali sono gli obblighi tuoi e gli obblighi miei. In Lombardia non è così. In Lombardia l'accreditamento è liberalizzato, quindi tutti quelli che hanno quei requisiti hanno l'accreditamento, la contrattualizzazione è legata alle risorse. Quindi c'è il blocco non degli accreditamenti ma delle contrattualizzazioni. Gli enti gestori di servizi devono
per mantenere l'accreditamento, garantire che stanno facendo servizio, e quindi quei soldi che la sanità, questo 70%, questo 50%, questo 30%, chi li mette? Se non li mette la sanità perché non ha fatto il contratto, li mettono gli utenti, il comune o l'ente gestore stesso, che per qualche anno va in perno. Ma parliamo di anni, non di cerco di risparmiare su qualche mese. E anche qui siamo su situazioni assolutamente palesi di non rispetto dei principi fondamentali. Quindi che Regione Lombardia anche in questo campo andrà avanti per la sua strada indipendentemente da qualsiasi accordo, da qualsiasi incontro, qualsiasi elemento istituzionale, purtroppo ne sono sicuro, quindi siamo ancora più vicini. In questa legge 23/2015 abbiamo anche il primo passo, il primo passaggio di questo percorso che ha portato alle delibere sulla cronicità, cioè vengono ipotizzati questi modelli di presa in carico per il paziente cronico e fragile. E la legge mi dice già: il Servizio Sanitario Lombardo attiva modalità organizzative innovative di presa in carico in grado di integrare, anche facendo uso delle più aggiornate tecnologie, pratiche, metodologiche, eccetera, le modalità di risposta ai bisogni delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell'accesso alla rete dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. A tale scopo sono adottati modelli organizzativi attraverso reti di cura e assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, che assicurano l'integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze professionali coinvolte, sia ospedaliere sia territoriale. La Regione a tali fini definisce in particolare le modalità per l'individuazione dell'insieme delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali corrispondenti al livello appropriato di intensità, da definire anche attraverso l'adozione di strumenti di valutazione multidimensionale del bisogno, e i criteri di accreditamento e remunerazione per l'attività di presa in carico dei pazienti da parte di soggetti di natura pubblica o privata che intendono attuare questo modello, anche prevedendo un sistema premiante e penalizzante in funzione degli esiti riferiti all'incidenza di ricoveri e complicanze dei percorsi per la cronicità. Quindi questo è la delega sostanzialmente alla Regione, alla Giunta regionale, per fare i nostri modelli di presa in carico. In realtà io nella legge regionale in sé, nella disposizione legislativa, non vedo ancora quelle problematiche che sono insorte dopo. E quando prima parlava il professor Maciocco, effettivamente gli ho chiesto anche dopo qualche lume perché la Regione Lombardia difende le sue delibere dicendo che queste sono in realtà nient'altro che l'attuazione di quel piano nazionale della cronicità di cui ha parlato il professor Maciocco, e che effettivamente evidenzia queste necessità, cioè che ci sia un problema di presa in carico di soggetti cronici e fragili, che sia importante il discorso della stratificazione, eccetera. E quindi è lì, è tra questo modello lombardo e quello che ci ha illustrato prima, e poi soprattutto rispetto ai soggetti che vanno a individuare, che occorra una presa in carico, che ci siano i problemi di cui ha parlato anche Vittorio, oggi in un mondo che comunque è iper specializzato, lo vedo anche nel mio campo, dove a volte
la difficoltà che abbiamo molto grossa è anche il fatto che i giudici sono medici generici, come medici generici, cioè su questioni specialistiche a volte fanno fatica, nel senso che la nostra Costituzione che impone che il giudice non sia un giudice speciale, ovviamente per motivazioni storiche di un mondo completamente diverso. E cos'è che cambia anche? E entriamo nel merito delle varie delibere. Nella prima delibera, la delibera 6164, abbiamo effettivamente una stratificazione della popolazione. Qua ci è stato fatto vedere la piramide con i tre livelli, quello del management, ha detto, del alto rischio e dell'alta cura della persona. Noi qui ne abbiamo cinque che invece sono basati sostanzialmente sulla frequenza dell'accesso al servizio, e questa è una differenza non da poco, nel senso che tutta quella fase a cui il professor Maciocco dava una grande importanza del management, da noi è quella parte che riguarda i cosiddetti non cronici. Infatti nella DGR 6164 noi abbiamo livello 1, prevalenti bisogni tipo ospedaliero, residenziale, assistenziale a domicilio, con necessità di integrazione dei percorsi ospedale, domicilio, riabilitazione sociosanitaria. Livello 2, i prevalenti bisogni extraospedalieri ad alta richiesta di accessi ambulatoriali integrati e semiresidenziali, con il bisogno di coordinare e promuovere il percorso di terapia prevalentemente farmacologico e gestione e terapia del follow-up. Il livello 3, bisogni medio-bassi di accessi ambulatoriali integrati e quindi bisogno dei percorsi ambulatoriali riservati, di favore, eccetera. Però già qui abbiamo persone che chiaramente sono già amate, già seguite, che hanno la difficoltà e la rilevazione è stata fatta poi, come abbiamo visto, anche per i set su base storica sostanzialmente, cioè loro hanno visto, ci sono quelli che lo hanno saltuariamente, questi frequentemente, eccetera, e sono stati stratificati in questa maniera. E però solo questi primi tre sono presi in carico, perché già dal livello 4 sono definiti non cronici, anche se usano i servizi in modo sporadico, quindi prime visite, accessi ambulatoriali, eccetera. Quindi andiamo di nuovo in quel modello che stamattina ho in realtà sentito criticare. La delibera 6551 invece va a sostanzialmente disciplinarmi il discorso del ruolo del medico di medicina generale come gestore, co-gestore o disinteressato, un soggetto che non gestisce, e lì la regione ha sostanzialmente cercato di rispondere alle prime critiche che erano arrivate, ai primi ricorsi che erano arrivati. Cioè, già rispetto alla prima delibera, i sindacati dei medici avevano impugnato questi nuovi modelli, già contestando la loro, in qualche maniera, il loro esautoramento, il loro essere messi da parte. Con la delibera 6551 la regione si proponeva sostanzialmente di aggiustare il tiro, di dire sì, effettivamente, diremo, la centralità del ruolo del medico di medicina generale è riconosciuta dalla legge, dall'accordo collettivo, eccetera, aggiustiamolo cercando
in qualche maniera di mettere insieme un sistema con l'altro, chiaramente con tutta una serie di limiti, e quello che è venuto fuori è un ibrido che probabilmente è ancora peggio per quello che pure vedremo. Le altre delibere significative sono la delibera 7655 del 2017, del 2017, dove si stabiliscono le modalità di avvio di questo sistema, con tutta questa discorso delle lettere inviate eccetera. Viene fatto un modello del PAI, che tra l'altro ha anche tutta una serie di problemi proprio anche nella sua costruzione, e è stato individuato il set della farmaceutica, così, con quelle problematiche che sono state sollevate, cioè anche il set rispetto alla farmaceutica era stato fatto su base storica, evidentemente erano già uscite le tue contestazioni nella norma, si è detto sì, però le storture maggiori le correggiamo, ma in realtà purtroppo diversi errori mi sono stati segnalati, ovviamente non sarei stato in grado di abbiamo contestato. L'ultima delibera, quella di agosto, ci dà anche il modello del patto di cura, e c'è questa previsione di questi 10 euro versati per ogni PAI, che sa tanto, diciamo, di cercare di dare i 30 denari per abbandonare i corsi, quello che non so poi che cosa ne uscirà. Quali sono i punti critici e le contestazioni? Perché effettivamente io vi ho indicato quelli che sono i paletti, e purtroppo i paletti a livello costituzionale sono quasi essenzialmente relativi alla forma più che alla sostanza, nel senso che il margine di discrezionalità del legislatore regionale è sicuramente molto ampio, quindi non è tanto facile individuare questi, il superamento di questi paletti. E la prima grossa criticità è proprio quella a cui accennavo prima. La legge regionale è quella che vi ho letto, quello è lo spazio entro il quale è possibile creare modelli, e stamattina ho capito quali modelli di presa in carico effettiva nel rispetto di quei principi di quella legge avrebbero potuto essere messi in atto. E quindi anche nella legge regionale, anche nella legge regionale 1599 e del 2015, che riforma la legge 83 del 2009, viene mantenuto chiaramente il discorso della centralità del medico di medicina generale, e quindi anche a livello di legislazione regionale ci sono delle criticità importanti rispetto a quella che è che sono queste delibere, e sono criticità che rimangono, anzi sono rese quasi caricaturali da questo creare, trasformare il medico di medicina generale in gestore o cogestore o fai quello che vuoi, proprio perché sono due modelli diversi, sono due sistemi completamente diversi, quindi cercare di forzare l'uno a diventare l'altro in tutto o in parte è proprio una quadratura del cerchio che non riesce, e non riesce soprattutto rispetto
a quello che è il problema di fondo insolubile, che è quello del conflitto di interessi, si è accennato prima, ma a livello anche normativo questo è il nocciolo della questione. È chiaro che nel momento in cui sono gestore o cogestore ho tutto un interesse, anzi il discorso di 10 euro se vogliamo va ad aggravare questa situazione, perché è chiaro che l'episodio che è stato raccontato è abbastanza grave, è abbastanza evidenzia in maniera chiara questo problema, cioè il fatto che addirittura su incarico dei medici di medicina generale ci siano soggetti pagati per telefonare e andare ad arruolare, anche per carità, il termine arruolare è netto per sé, però fa subito pensare insomma a qualcosa di bene, è impegnativo anche il piano della cronicità, usa quel termine, però insomma è chiaro che un po' spaventa pensare a questa gente che addirittura ha soggetti che sono stati utilizzati per una campagna a tappeto di questo genere, non solo la lettera della regione, ma addirittura chiamati a casa per andare a firmare. È chiaro che come medico di medicina generale io ti consiglierò di venire nel mio gestore se ne sono in qualche maniera parte, e questo è assolutamente evidente, e anche su quello la legge sembra molto chiara sotto quel profilo, perché sia a livello di normativa statale sia a livello di accordo nazionale la preoccupazione del conflitto di interesse e il divieto di essere titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitano attività che configurino conflitto di interesse è sottolineato in maniera inequivocabile, con il paradosso che nelle delibere sulla cronicità la regione chiede al medico di firmare una dichiarazione che non è in conflitto di interesse, ma questo è assurdo, cioè il conflitto di interesse è assolutamente connaturato al fatto di essere all'interno e parte di questa struttura. L'altra faccia della medaglia del conflitto di interesse è chiaramente quello della libertà di scelta. Libertà di scelta che non è tanto e solo la libertà di scelta del medico a livello scientifico, ma la libertà di scelta rispetto alle cure, che tra l'altro paradossalmente nel nostro sistema sanitario lombardo è uno dei principi cardine, cioè il sistema lombardo ideologicamente a parole eccetera è fondato sul discorso della libertà di scelta, del mercato e quant'altro. In realtà questo sistema va proprio contro questo principio, perché è chiaro che anche lì nel momento in cui io sono gestore o cogestore non è solo un problema logistico, che sicuramente c'è, quindi se devi attraversare tutta Milano per andare nel centro collegato alla mia filiera è un problema, è un disagio eccetera, ma c'è anche un problema di libertà di scelta, perché io che so che quel tipo di esame lì c'è un medico molto bravo e lo fanno molto bene, mentre nel centro B c'è un medico che non stimo e che credo che quella ecografia sarà fatta male, però se è nella mia filiera è chiaro che ti dovrò
indirizzare lì. E questo è un problema grosso, perché quando io cittadino dovrei fare questa scelta, la nostra legge regionale, proprio l'articolo 2 della legge 33 del 2009, dice tra i principi fondamentali c'è proprio il diritto alla libertà di scelta consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per la cura e la presa in carico in un'ottica di trasparenza, parità di diritti e doveri tra soggetti pubblici e privati che operano all'interno del servizio sanitario lombardo. Ecco, è chiaro che questa scelta io non la faccio in base alla pubblicità che trovo al supermercato o in base al colore dell'ospedale. Probabilmente mi confronto con qualcuno che ne sa più di me, che dovrebbe essere il medico di base, ma è chiaro che il medico di base a quel punto facilmente mi consiglierà di andare da una parte piuttosto che dall'altra. E quindi queste, diciamo, sono le questioni e i principi fondamentali che sorreggono queste contestazioni, in cui centrale, per non arrivare allo scenario di cui parlava Vittorio, è proprio quello, cioè la salute è diritto dell'individuo e l'articolo 32 interessa la collettività. Grazie. Non è semplice.